Scopo di questa presentazione è, a partire proprio dal significato stesso dei termini, illustrare alcuni elementi fondamentali di quello straordinario periodo di rigoglio, di sviluppo, di rinascita proprio delle arti e delle lettere, che fu l'età dell'umanesimo e del Rinascimento, che a partire perlomeno da tutto il 1400 fino alla metà del secolo successivo interessò tutta la cultura europea, a partire proprio dalla penisola italiana, che ne fu l'indubbio cuore, il punto di irraggiamento fondamentale. Ecco che per presentarlo si è scelto per introdurre il tutto una delle sue opere più celebri dal punto di vista pittorico, La scuola di Atene di Raffaello, che in sintesi dimostra già un paio di elementi fondamentali: il recupero dell'antichità, della classicità, e della sapienza antica. La scuola di Atene vede proprio al centro i due più grandi filosofi dell'antichità, Aristotele e Platone, circondati poi da un consesso di altri studiosi che in qualche modo il periodo umanistico rinascimentale voleva riprendere, rivalutare, col quale collegarsi direttamente. Dall'altro, l'ambiente, lo spazio dimostra l'equilibrio, l'ordine, l'armonia, il senso prospettico entro cui si inserisce geometricamente il tutto, l'uomo come singolo, la civiltà nel suo insieme, all'interno di un mondo, di un universo in cui appunto l'umanità si sentiva armonicamente inserito, come anche esaltazione, celebrazione stessa di Dio creatore. Ma andiamo con ordine, cominciamo proprio dalle definizioni dei termini. Il termine umanesimo deriva dal latino humanista, con cui all'inizio proprio del 400 si comincia a indicare la persona colta, studioso, insegnante di quelle che venivano definite le umane lettere, gli studia humanitatis, ovvero sia gli studi letterari, quelli di grammatica, di retorica, storia, poesia, filosofia, quelli che all'epoca venivano giudicati come gli unici adatti proprio per formare una completa personalità umana. Da dove si derivavano appunto, ecco, questi studi letterari, questo recupero delle umane lettere? Ma proprio dal recupero di quegli autori, di quelle opere della classicità greca e latina, che gli umanisti stessi tanto si occupavano di rileggere, studiare, recuperare proprio anche fisicamente, materialmente, perché si pensava fossero andati perduti. Soltanto attraverso questo recupero l'umanista affermava con orgoglio e sicurezza l'importanza di quei valori terreni dell'individuo che gli autori antichi avevano appunto esaltato come non mai, e a cui questa nuova generazione di studiosi direttamente si ricollegavano, proprio per recuperarlo in quel supremo equilibrio, ordine e armonia interiore, ma anche esteriore, che si voleva ridare, ricreare all'interno del mondo, in un nuovo proprio rapporto tra realtà terrena e superiore ordine divino. Lo si vede anche in quest'altro celebre quadro del Perugino, in cui un evento sacro, la consegna da parte di Gesù Cristo delle chiavi a San Pietro, quindi proprio come segno della continuità della Chiesa cattolica rispetto a quello che era stato proprio senza la discesa di Dio in terra, viene inserito in un ambiente ancora una volta geometricamente armonico, idealmente ricostruito, riequilibrato, dove appunto antichità classica e in qualche modo usiamo proprio il termine modernità dell'epoca attuale si univano in nome appunto della costruzione, della ricostruzione di un nuovo mondo, di un nuovo ordine tra che univa l'uomo, la comunità degli uomini e l'universo, il creato di Dio.
Il termine umanesimo, che abbiamo detto appunto derivare proprio da questa definizione, da questa espressione di derivazione latina, viene utilizzato per la prima volta da uno studioso dell'epoca di Arezzo, Leonardo Bruni, il quale a sua volta riprendeva, notiamo allora quindi il collegamento, un'espressione coniata dallo scrittore e oratore latino celeberrimo Marco Tullio Cicerone, uno di questi personaggi, uno di questi intellettuali che venivano riscoperti, riletti con amore proprio in questo periodo. In realtà tutto questo si ricollegava anche a ben vedere all'opera che già colui che viene giudicato il maestro dell'umanesimo, il loro predecessore, cioè il poeta trecentesco Francesco Petrarca, già aveva riletto, studiato con amore. E questa anticipazione petrarchesca diventa davvero adesso un qualcosa ripreso con maggior forza da questa nuova generazione di studiosi che appunto da un lato si rifanno alla lezione anticipatrice di Petrarca e dall'altro si riconoscono come nuovi, diversi, come in qualche modo iniziatori di quella che subito dopo verrà chiamata la rinascita. E sono proprio loro gli umanisti che in qualche modo elaborano il concetto anche di Medioevo, come secoli bui, ormai superati, dimenticati, passati proprio grazie alla loro lezione di rinnovato collegamento con lo splendore culturale dell'antichità, che proprio loro, grazie anche alla lezione petrarchesca, erano in grado di comprendere e di realizzare come non mai. Dopo Leonardo Bruno, eccolo un altro storico umanista dell'epoca, Flavio Biondo, che proprio fu il primo a utilizzare con questo significato, che stiamo dicendo di secoli bui, il termine medioevo, che lo si contrapponeva appunto a un presente nuovo, caratterizzato nuovo proprio perché era un presente che riprendeva con un nuovo slancio lo studio, l'approfondimento della letteratura, della cultura, della sapienza di Grecia e Roma antica. Ecco che allora l'umanesimo è proprio questo elemento preparatorio, è la prima fase, il primo gradino di una rinascita complessiva a cui poi normalmente oggi noi diamo il nome di rinascimento, ovvero sia quel periodo, a quel movimento storico-culturale che viene immediatamente dopo, ideale, ma anche pratica concreta, prosecuzione dello studio degli umanisti che inizia sempre all'interno della penisola intorno alla metà del 400 e si diffonde in tutta Europa nel 500. Cos'è allora quindi questa rinascita preparata dall'umanesimo? È appunto il rinnovato culto della classicità nelle lettere, nelle arti e nella cultura in genere. È questa libertà di pensiero e di espressione nata proprio da questa nuova consapevolezza che l'uomo aveva di se stesso, delle proprie capacità di studio, di approfondimento, di ragione e di critica che venivano messe all'epoca proprio in netta, forte, costante contrapposizione con quello che per la prima volta veniva definito l'oscurantismo medievale. Veniva proprio definito l'incapacità, la superstizione, anche l'ignoranza da parte dei medievali, che venivano giudicati incapaci, a torto, in un certo senso perlomeno entro certo questi limiti, di comprendere, di operare ciò che comunque questi nuovi studiosi dell'umanesimo e del Rinascimento erano in grado di comprendere e al tempo stesso di realizzare. Se il termine umanesimo deriva proprio dalle espressioni latine, appunto humane littere, studio humanitatis, a cui si faceva riferimento in precedenza, il termine rinascita viene utilizzato per la prima volta anch'esso già nel 500 da un personaggio dell'epoca molto importante nella storia dell'arte, della cultura, della letteratura, lo storico e teorico dell'arte toscano Giorgio Vasari. E proprio lui il primo a utilizzare questo termine per indicare il costante progresso di cui appunto gli artisti e gli intellettuali erano già consapevoli, che l'arte italiana aveva conseguito
già a partire dal XIII secolo e che era continuato fino appunto all'età in cui Vasari era presente, cioè nel XVI secolo, nel Cinquecento, ripresa, costante progresso che aveva come base, come fondamento pratiche teoriche, che cosa? Ma quelle forme artistiche, architettoniche romano-latine, riprese direttamente quindi dall'antichità classica, che venivano contrapposte a che cosa? All'arte e all'architettura gotica, barbara nel termine dell'epoca. Questo originariamente voleva dire, tipica proprio del Medioevo. Ancora una volta il contrasto, la differenza, la rinascita, grazie al recupero delle umane lettere, per dimenticare, per superare quello stadio giudicato inferiore, barbarico, gotico, cioè germanico, che veniva identificato col Medioevo. E lo stesso Vasari, a vedere come principale rappresentante, come vertice di questo sviluppo, uno dei più grandi artisti appunto di questo periodo, che è Michelangelo, come ultimo in ordine cronologico, ma come primo in valore, in splendore della realizzazione delle sue opere, culmine di questo processo, capace di riprendere, di imitare l'opera delle antiche, ma in un rapporto di imitazione, emulazione, sorta di gara di bravura ispirandosi proprio alle loro opere, in modo da realizzare, pensiamo soltanto al grandioso Giudizio universale all'interno della Cappella Sistina, addirittura di superare gli stessi antichi. Ecco che allora la parola Rinascimento finisce per diventare in qualche modo, e così è arrivata anche fino a noi, l'immagine ideale di tutto questo periodo, che viene poi realmente, definitivamente definito dagli storici e dagli critici soltanto in periodi successivi. Questo è qualcosa che quindi potremmo dire di cui già i contemporanei, i cinquecenteschi, erano già orgogliosamente, in un certo senso, consapevoli. Poi, dal punto di vista storico, letterario, un po' come lo intendiamo noi oggi, viene definitivamente e concretamente definito in tutti i suoi limiti soltanto dalla storiografia ottocentesca, che recupera pienamente questo periodo. Tra i principali critici storici ottocenteschi che hanno contribuito appunto alla, diciamo, definizione definitiva del Rinascimento come lo intendiamo noi oggi, ricordiamo il francese Jules Michelet, che lo usa per definire Rinascimento come la scoperta del mondo e dell'uomo proprio del XV secolo, e lo svizzero Jacopo Burckhardt, che descrive invece il Rinascimento come l'epoca in cui, dopo un lungo periodo di decadenza, ecco, c'era ancora questa idea, vedete, sono venute alla luce l'umanità e la coscienza moderna. Ecco, lo vedete, questo splendore, questo ordine, questa armonia che aveva al suo centro, molto altro, proprio questa elite culturale di artisti, pittori, scultori, poeti e letterati, che all'interno delle splendide corti rinascimentali del Rinascimento italiano trovavano lo spazio, il luogo reale, ideale per realizzare concretamente le loro opere. Questo quadro, che in realtà è un affresco che vedete così completare la slide che viene in questo momento presentata, anche altre che avete appena visto, è proprio una di queste opere, una di queste realizzazioni, e rappresenta la splendida corte di Mantova dei Gonzaga, e la ritroviamo all'interno del Palazzo Ducale, appunto ad abbellire quella che è la famosa Camera delle Spose ad opera di Andrea Mantegna. Ecco che allora siamo arrivati in fondo alla descrizione di quello che vuole essere nell'insieme questo periodo di grande sviluppo, di grande rinascita culturale, artistica e letteraria dell'umanità intera. Ecco, si tratta allora adesso di andare a vedere, una volta illustrata quella che è appunto la realtà
di questa definizione, si tratta di andare anche a vederne i limiti. Quali sono i limiti oggi che gli storici critici vedono oggi di questa definizione? Proprio in quello che già stavamo accennando prima, nel voler mettere in luce, anche in modo oggi viene giudicato piuttosto forzato, le novità del proprio modo di essere da parte degli umanisti e dei rinascimentali rispetto al passato. Il Medioevo, in realtà, oggi noi ne siamo ben consapevoli, gli studiosi ne sono ben consapevoli, non è stato solo un oscuro periodo di passaggio tra due età luminose, quella dell'antichità greca e romana e quella della rinascita appunto dell'umanesimo. Nel Medioevo in realtà non potrebbe essere altrimenti, si può riconoscere una successione ben varia e dinamica già di fatti, idee e attività che poco per volta hanno creato e modificato il nostro modo di essere, la nostra cultura. Proprio nel Medioevo, quindi, proprio nel corso di quegli anni che non sono così bui come invece venivano definiti dagli stessi umanisti, dagli stessi rinascimentali, in realtà, certo, in maniera varia, dinamica, problematica, si sono comunque poste le basi delle vicende storiche successive e in definitiva della stessa civiltà dell'umanesimo e del Rinascimento. Come già si stava accennando in precedenza nel corso di questa spiegazione, umanesimo e rinascimento non devono dunque essere anche loro presentati e analizzati in modo separato, l'uno come un'età che occupava in qualche modo il XV secolo, il Quattrocento, l'altro che sorto alla fine del Quattrocento ha occupato esclusivamente la prima metà del Cinquecento. Se questo è il periodo complessivo in qualche modo, l'età umanistico-rinascimentale va vista appunto come un'età nel suo complesso unitaria, costituita da due diversi momenti di un'unica epoca della storia e della cultura, due diverse fasi di un unico momento, il quale ha profondamente segnato il passaggio della società umana da quella che noi chiamavamo età medievale fino all'età moderna. Fondamentalmente, se l'umanesimo in quanto tale si è caratterizzato per il maggiore impegno teorico degli studiosi, e la sostanziale omogeneità culturale fra tutti gli intellettuali di quello che noi oggi chiamiamo continente europeo, questa è avvenuta anche grazie all'uso esclusivo della lingua allora dominante, della lingua che unificava, la lingua franca, unitaria di tutta l'intellettualità dell'epoca, cioè il latino, la lingua che a loro derivava proprio dall'antichità classica, in modo da creare quello che poi abbiamo già citato essere il maestro, il precursore dell'umanesimo, Francesco Petrarca, chiamava Res Publica Literarum, cioè la Repubblica delle Lettere, questa sorta di unione globale, progressiva degli intellettuali europei dell'epoca che si riconoscevano come gli iniziatori di una nuova cultura unificante, di un nuovo mondo, di una nuova età dell'intera comunità umana. Se questo quindi è l'umanesimo, un umanesimo che parte dal latino, vedremo che poi diverrà invece un umanesimo in lingua volgare, che fonda anche nella nostra penisola poi l'inizio dell'italiano, della lingua che parliamo noi oggi, il Rinascimento, epoca immediatamente successiva, ma conseguenziale, impossibile senza il lavoro dell'umanesimo. Il Rinascimento, stavo dicendo, si distingue per la piena affermazione dei principi ideali di questa nuova civiltà, ormai chiaramente distinta da quella medievale, e per la successiva, reale, concreta realizzazione di quelle che oggi come oggi sono giudicate le maggiori opere rinascimentali, proprio dell'intero periodo, realizzate in tutti i campi dell'arte e del sapere. Da quelli appunto dell'arte figurativa, architettonica ed urbanistica, fino a quella poetica e letteraria, di cui Firenze in qualche modo rappresenta la summa,
quella che viene poi normalmente giudicata, definita come la culla del Rinascimento, che infatti, ecco, anche in quest'ultima slide, viene in un certo senso rappresentata, sintetizzata da una delle sue prime grandi, più importanti e visibili realizzazioni, la famosa cupola della Basilica Fiorentina di Santa Maria del Fiore, realizzata proprio in un diretto collegamento con quella che era anche l'arte, architettura antica, con uno sforzo, con un'intelligenza nuova, stupefacente per l'epoca, proprio da Filippo Brunelleschi, una tecnologia che per la prima volta veniva realizzata per creare appunto un'opera monumentale, come mai fino ad allora si era vista. Ecco, a questo punto siamo arrivati, abbiamo finito per definire quella che è appunto l'introduzione all'età dell'umanesimo del Rinascimento, abbiamo definito i termini, abbiamo definito anche quelli che sono i limiti cronologici essenziali dell'epoca. Si tratta ora di andare negli altri elementi, cioè quali sono gli elementi fondamentali della cultura umanistico-rinascimentale, ma questo sarà oggetto della lezione successiva.